Ma come nasce un giornale? Quante fasi prevede la costruzione di un giornale? Quante persone ci lavorano? Siccome Repubblica è qua vicino, io adesso vado là e lo voglio scoprire. Questa è la sede di Repubblica? Questa è la sede di Repubblica. Ma così è grosso sto palazzo? Beh, insomma, abbastanza grosso. Quanti piani sono? 10 piani. E allora per capire un po' come funziona il giornale dove vado? Per Silvia. Capire come funziona il giornale, il settimo piano. Quello più... Va bene, grazie. Adesso sono le 8:05, tra poco inizierà la riunione. Il settimo piano. Se adesso andiamo a vedere anche di là in questo momento, troviamo qualcuno. Abbiamo fatto bene a mettere subito sul sito. Allora, mi hanno detto che adesso c'è la prima riunione della redazione, i vice direttori si diranno. Mi sembra vada bene. Anzi, noi non lo so che cosa si diranno, andiamo a scoprirlo. Direi di cominciare. Mettiamo qua piano piano. Vi posso interrompere? Certo. Volevo capire da dove arrivano queste cose che adesso avete riportato e poi volevo capire quali di queste appunto vengono divise per finire nel giornale domani o se tutte e due, cioè vanno su tutti e due i canali, sul web e anche sul giornale. Il nostro mestiere è rubrica di vita, quindi dall'America nella notte sono arrivate notizie, il nostro corrispondente e gli inviati che abbiamo negli Stati Uniti magari hanno già scritto dei pezzi che gli abbiamo chiesto di notte, perché di notte il sito è 24 ore su 24, sì. E poi la sera prima noi decidiamo quali cose del giornale vanno anche sul sito al mattino presto e sono quegli argomenti che possono avere degli sviluppi, possono fare del traffico social, possono coinvolgere i lettori che rispondono, si sentono chiamati in causa, raccontano la loro esperienza personale. Cioè ormai il giornale è una serie di giornali ed è un giornale unico, c'è il giornale di carta, c'è il giornale online, ci sono i social e quindi abbiamo cercato con questa nuova organizzazione di tenere tutto assieme e di vedere al mattino quello che è utile che vada immediatamente sul sito e anche quello che si può sviluppare per il giornale. Vabbè, quindi adesso che fate? Finita la riunione? Vi riseparate? No, beh, adesso ci risepariamo, i settori preparano i pezzi che abbiamo concordato, naturalmente bisogna vedere se succede qualcosa di nuovo e quindi in quel caso ci muoviamo scattano le truppe, beh, però andiamo anche a prenderci un caffè. Va bene, allora dopo, grazie. È finito il morning briefing, come si dice, e adesso vediamo, mi hanno detto che è arrivato il direttorissimo Mario Calabresi, il suo ufficio deve essere questo qua, proviamo a entrare. Permesso? Mario! Ciao, buongiorno, ben trovato. Ben trovato tu a Repubblica. Senti un po', ma come si diventa direttore di un giornale? Bella domanda. Direi lavorando tanto e facendo cose diverse dentro un giornale. La palestra in cui ho imparato come si costruisce un giornale è stato qui a Repubblica. È stato con Ezio Mauro, è stato fare il caporedattore centrale. Caporedattore centrale è colui che... Che sovrintende a tutta la macchina del giornale. Praticamente è quello che arriva per primo la mattina e chiude la sera, anche se oggi non esiste più, perché sostanzialmente col sito che è 24 ore su 24, certo. Tutti i giorni dell'anno, non esiste più come un tempo, il momento in cui si finisce. Un direttore che è responsabile, giusto? Nel senso, tutto quello che viene pubblicato, il diretto responsabile o comunque quello finale. Il direttore è responsabile anche penalmente, ecco, di ogni cosa che viene scritta. Un tempo tu eri responsabile di quello che
La legge è figlia di un giornale di carta, magari di 8 pagine, in cui certo. uno controllava tutto. Oggi, se uno pensa a quant'è un giornale, insomma, Repubblica, tutte le edizioni che c'ha anche locali, e poi esatto. tutto quello che c'è sul sito, continuamente aggiornato. Uno è responsabile di tutto, ma da quel punto di vista è impossibile poter neanche minimamente avere idea o leggere tutto quello che viene prodotto. Ecco, tu quanto riesci a leggere il tuo giornale? Diciamo così che ne leggo metà la sera, il resto, quello che non dovrebbe creare problemi, lo leggo la mattina e sono due letture diverse. Però per me leggere un giornale magari la domenica mattina o quando sono in vacanza ha ancora un altro sapore, perché non è fatto per dovere, è fatto per piacere. Quindi un direttore va anche in vacanza? Sì, diciamo. Va anche in vacanza, però anche se va in vacanza... Ciao Mario. Ecco, ciao Dario, appunto. Ah, ecco, ciao. C'è un vice direttore di turno, diciamo così, Dario mi fa capire quando chiamo troppo poco perché mi manda tipo messaggini del tipo... Ti sento molto vicino. Quando mi scrive ti sento molto vicino, capisco che è ora di chiamare per sapere come vanno le cose. Il direttore è l'unico monarca che ancora esiste in una repubblica, no? La parola definitiva certo, è la sua, certo. È normale. Essendo l'unico responsabile penalmente. Esatto. Capitato di dover decidere di mettere una notizia che altrimenti verrebbe bucata, giusto il termine? Ma sì, questo senza capita. Senza consultare sì, il direttore. Sì, sì, questo capita spesso, soprattutto nelle ore di notte, no? Ma esisterà ancora il giornale di carta in futuro? Esisterà ed esisteranno i giornali di carta che saranno stati capaci di trasformarsi, nella misura in cui si saranno trasformati davvero. Allora, se tu prendi l'universo di Repubblica e quindi il quotidiano di carta, i suoi allegati, queste cose, per esempio Robinson è un buon indice di come se tu scegli e fai un'operazione di qualità per il lettore, per esempio per il lettore di Repubblica è fondamentale il tema della cultura, ne abbiamo investito e facciamo 40 pagine di cultura ogni domenica e le copie sono tornate a crescere la domenica. Allora c'è un calo costante ormai della carta sì. e invece la domenica però noi abbiamo, sì, abbiamo arrestato il calo e così il venerdì, che è il supplemento storico di Repubblica, è il giorno più venduto, in assoluto più venduto della settimana. E questo ti dice che però tu non puoi pensare di fare il giornale con riempiendolo di quello che sono le ultime notizie come si faceva un tempo, si cercava di chiudere più tardi possibile. Certo. Ricordo quando ci fu Luna Rossa, sì. la famosa sfida sì. che gli italiani stavano la notte in piedi, i giornali aspettavano anche le 3:30 e le 4 del mattino per ribattere Luna Rossa. Adesso è totalmente impensabile perché tanto sì, perché tu il web, sì, trovi tutto sul tuo telefono quando ti svegli. E allora sì. che cosa deve essere il giornale? Deve essere invece approfondimento. E allora tu devi dare delle storie, delle analisi che diano veramente ti aiutino a capire. La cosa che è cresciuta tantissimo è il sito. La cosa impressionante, per esempio, dell'anno 2016, che è stato un anno tragicamente pieno di notizie. Sì. Ecco, in tutti questi momenti noi abbiamo visto dei picchi per cui il sito di Repubblica è arrivato a 9 milioni di lettori e 9 milioni di lettori è davvero un mass media. Repubblica è il mass media digitale. Nel momento in cui accade qualcosa di grave o di clamoroso, noi vediamo come Repubblica salga molto più di qualunque altro sito in Italia, cioè che sia il luogo dove le persone vanno a vedere che cosa è successo. Voi adesso avete la riunione delle 11. La riunione delle 11, sì. Nella quale si riprende quello che è successo più o meno stamattina, che vi siete detti a grandi linee. La riunione delle 8 del mattino serve a dare l'agenda della giornata. La riunione delle 11 si fa il punto sul giornale, che cosa abbiamo fatto, e poi serve a costruire il giornale del giorno dopo e a decidere poi invece che cosa andrà durante il giorno sul sito. Per adesso, poi non so se nel corso della giornata penso ci rivedremo ancora. Noi siamo qua. Altre cose. Dalla mattina alla sera. In trincea, va bene. Grazie Mario. Grazie a te. A dopo. Ciao. 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 Buongiorno. Buongiorno, ho usurpato una... Per me è un onore. Una poltrona, un onore. Piacere. Piacere Giuseppe, come stai? Stavo guardando se c'erano state sì. già degli aggiornamenti sul sito. Questa è la notizia dell'ultima ora. E infatti non c'era questa. Queste cose forse può spiegartele meglio il sito, i colleghi del sito, che alle 10:30 hanno un'altra riunione. C'è un'altra riunione. Io ti potrei sito. Accompagnare. Sì.
Vabbè, adesso ti porto in birreria. Birreria? Sì, sì. Ma non è presto adesso? No, no, no. Birretta. Sarebbe anche presto, ma è la sala che usiamo per le riunioni in piedi. Ah, bellissimo. Vai, prego, prego. Entro io così. Chi troviamo in birreria? Il capo del sito. Alessio Balbi. Ciao, piacere. Ciao. Li vedo, Repubblica.it su Facebook, entra a far parte della community. Beh, noi seguiamo le notizie del giorno, già abbiamo un paio di aggiornamenti importanti rispetto a quello che avete visto stamattina. Voi avete sotto mano tutti i vari social e vedete qual è la notizia più cliccata. Ci sono, diciamo, strumenti tecnologici che ti permettono di vedere quali sono le notizie più di tendenza sui social e non solo. Però non c'è un automatismo per cui la notizia più di tendenza viene approfondita. C'è la sensibilità giornalistica, c'è, come dire, la conoscenza del mezzo, anche l'intuito, il mestiere. Facciamo una riunione del digitale in cui ci diciamo velocemente quello che è stato fatto appunto dalla prima riunione del mattino ad adesso, quello che è previsto per il seguito della giornata, ed è fondamentalmente una riunione preparatoria per l'altra riunione che si fa con tutti i settori del giornale insieme al direttore, in cui tutti quanti confrontiamo i temi. Che avviene a che ora questa? Alle 11. Eri, scusa, non sì? Vorrei disturbarti, ma qua staremmo lavorando noi. Ma pure io voglio venire a lavorare qua, scusa, c'è ma questo è il visual desk, tu lo sai che... ecco, buca, tu lo sai che cos'è... scusa, non volevo... No, vieni, non so cos'è il visual desk. Te lo spiego, andiamo che ti faccio vedere un po' di cose. Visual desk vuol dire scrivania visiva. Scrivania visiva, è esattamente quindi... quello che noi facciamo. Cioè? In questa redazione noi proviamo a fare contenuti giornalistici sì. soltanto con le immagini. Vabbè, ma è più facile così, uno dovrebbe scrivere. È più facile, fatica. Ma è anche più difficile, perché devi sempre inventare qualcosa nuovo. Recentemente è anche nato un lab che si chiama Visual Lab, dove noi proviamo a sperimentare nuovi formati e a fare informazione su tutte le piattaforme, non solo su internet, ma anche sul mobile, su Facebook, sui social network. E invece la produzione di video? Noi ne realizziamo complessivamente un 150 al giorno, che sono per un buon 50% prodotti da noi, cioè prodotti dalla nostra redazione, dai nostri videomaker. Una parte, diciamo, c'è uno scouting in rete, sui social network di video condivisi, e una piccola parte è una produzione con i grandi network internazionali e con le agenzie di stampa. Vedo qui un iPad. Ah, scusami, sì, perché potremmo... c'è una persona che vuole salutarti. E dove sta adesso? Sta su al settimo piano, e noi siamo al terzo in questo momento al Magnete. E allora faccio una videochiamata, anziché andare su al settimo piano. La chiamo e mi faccio dire. E noi siamo molto tecnologici e avanzati, quindi appunto. Chiamala. Io intanto vado perché. Grazie a te, Andrea. Ciao. Ciao Laura. Ciao Neri, sono al settimo piano, sono nello studio trasparente, lo studio Magnete. Ma che cos'è il Magnete? Il Magnete dovrebbe essere un polo d'attrazione, no? Una specie di calamita. Infatti qua realizziamo tutte le nostre dirette quando un fatto diventa importante, una breaking news. E che stai facendo in questo momento? Allora, in questo momento sto preparando uno speciale per le prossime elezioni, però mi devo pure sbrigare perché tra poco, come sai, inizia la riunione di redazione, quella al centrale. E quindi ciao Neri. Ciao, buon lavoro. Questa è la stanza dove avviene la riunione con la R maiuscola. Questo è il momento in cui i direttori, i vice direttori, i caporedattori fanno il punto sul giornale di domani. Mi hanno anche dato questo foglio. Cerchiamo anche di capire che cosa significa tutto questo. Queste sono le pagine, evidentemente la prima, e quindi 56 pagine che vanno organizzate. Adesso lo capiamo come le organizzano. Ciao. Buongiorno a tutti. Il giornale di oggi, secondo me, la cosa più bella è il pezzo di Pucciarelli sulle raccomandazioni, perché uno si dimentica quanto la raccomandazione è radicata, ma soprattutto quanto era senza vergogna. Bene, iniziamo.
Stefania Loggia, capo redattore centrale vicario. Se ci sediamo nella, dove vuoi tu, nella tua postazione, sì, ci mettiamo qua. Il mio posto. Ok. Allora, ma la prima pagina la decidete per ultimo? No, per... la prima pagina... Alla fine? Sì, oggi pomeriggio sul tardi. La scansione delle pagine è vincolata anche da alcuni rigori pubblicitari. Certo, per cui... questi blu abbiamo visto. Esatto, ci sono dei rigori, noi non possiamo spostarle quelle. Certo. Per cui un po' per importanza, un po' a senso. Il segreto di, sì, di questa fase dello sfoglio è equilibrare il tutto, un po' di esseri, un po' di, certo, interni, e anche all'interno delle singole sezioni cercare di mixare il più possibile. Mm. Ovviamente questi scarabocchi sono relativi al fatto che le pubblicità che posso spostare le sposto in base a se ho bisogno di più spazio o meno spazio. Allora, diciamo, più o meno qua ci siamo. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Claudio Tito, caporedattore. Che cosa fai tu appunto da quando arrivi? E appunto immagino che subentri in una seconda fase, già in una fase avviata del giornale. Beh, il caporedattore centrale sostanzialmente organizza un po' tutto il giornale. È un ruolo di grande responsabilità. Ci vuoi raccontare un po' come... Ecco, il compito dell'ufficio centrale è soprattutto quello di mettere insieme le idee dei vari settori, renderle compatibili e soprattutto renderle compatibili con le pagine che ogni giorno abbiamo a disposizione. Ezio Mauro passa. Ezio Mauro è al sesto piano. È al sesto piano? Quindi al piano di sotto. Anche è tutto vuoto, stanno tutti laggiù. Tutti laggiù. Dove sarà Ezio Mauro? Ciao, buongiorno. Come stai? Bene, tu? Io non vorrei disturbare, ma mi piacerebbe fare due chiacchiere. Mi accomodo allora. Tu sei stato direttore dal 96 fino al 2016, quindi 20 anni. Sì. 20 anni. Questi 20 anni sono stati importanti per il giornalismo perché nel 96 magari internet c'era, ma non c'era sicuramente il giornale digitale, non c'era il web, non c'erano i social network. Quindi tu hai dovuto gestire in questi, diciamo, vent'anni una trasformazione. È nata Repubblica.it ed è nata per prima, il primo sito di informazione dei giornali italiani. Oggi tutti hanno un sito di informazione, non potrebbe essere diversamente. È nato il 14 gennaio del 97, dopo un anno che ero a Repubblica. Perché il 14 gennaio? Perché è il giorno anniversario di Repubblica, il giorno in cui io e Scalfari ci siamo fatti gli auguri per 20 anni, nel senso che Repubblica è nata il 14 gennaio del 76 e il 14 gennaio del 97 nasce questa seconda gamba importantissima che ormai conta come la prima, che è la gamba del web. 5 persone, con dei colleghi che venivano a dirmi: ma sei sicuro di metterne 5 a fare questa cosa? Non saranno troppi. Non saranno troppi. E adesso invece sono tantissimi, ma soprattutto c'è tutto il giornale che pensa insieme alla carta e al web. Non c'è più una distinzione, non soltanto per un'integrazione anche fisica, ma proprio per modo di pensare. Carta e web non sono in concorrenza, soltanto una concezione molto limitata del giornalismo, primitiva, può vederla in concorrenza. Io non ho mai considerato il web concorrente della carta. I due si rimpallano, si potenziano a vicenda. Cosa pensi diventerà il giornalismo in futuro, se si può prevedere? Penso che avrà i due motori, che avrà la carta e il web, e che il giornale di carta giocherà a carte scoperte, dirà al lettore: io so che tu sai già questa notizia, però fai il giro, vieni a sederti vicino a me, guarda quante cose ci sono dentro questa notizia che credevi di sapere. La apriamo, la smontiamo, mettiamo tutti i pezzi qui. Il giornale va a cercare gli antecedenti, ti dice che è già successo nel 92, si proietta sulle conseguenze e alla fine si prende la responsabilità di dire anche come la pensa lui, che è l'esercizio di un dovere, non di un diritto. Io, certo, ti do anche la mia opinione. Non perché tu, lettore, la devi pensare come me, perché il giornale fortunatamente non è né un prete né un partito, non deve convertire, non deve ruolare nessuno. Ma come ti do tutti gli elementi di questa vicenda, ti do anche la mia opinione. L'importante è che tu ti formi una tua opinione. Quando questa cosa avviene, che è una piccola scintilla della creazione, che il lettore chiude l'ultima pagina del giornale, la posa, ha già letto la notizia sul web, ha letto gli approfondimenti sul giornale e si è formato una sua idea. E questo vale infinitamente più del prezzo d'acquisto. Secondo te il compito del giornalismo è sempre lo stesso? Cioè è una costante da quando il giornalismo esiste o è cambiato? O cambierà? Il compito del giornalismo è dare al lettore gli elementi perché diventi cittadino.
e possa esercitare questo diritto straordinario di cittadinanza, premiare e punire col voto, in modo consapevole, e lo può fare soltanto se informato. Per fare questo tu devi sapere di essere qualcosa di diverso dal potere. C'è qualcosa che ti distingue, la penna e il taccuino. Tu sei lì per prendergli qualcosa che loro non ti vogliono dare. Quel qualcosa è quello che interessa ai lettori. È quel di più di conoscenza, quel di più di decifrazione degli eventi. Il tuo segno distintivo è che non siete della stessa razza. Per un giovane che volesse avviarsi al giornalismo, di cosa dovrebbe munirsi per iniziare questa professione? Di una fortissima curiosità intellettuale. Non avere pigrizia, sapere che c'è sempre un posto giusto, un momento giusto, come un insieme di ascisse e di ordinate, credo che si dica così. Sì. E c'è lì in mezzo, c'è il punto di incontro tra il posto giusto e il momento giusto, dove se tu ci sei, se tu fai la fatica di andarci, se hai l'abilità di individuarlo, tu lì hai una postazione privilegiata, purché tu sappia che tu non sei protagonista, tu sei testimone e sei lì in nome per conto del lettore. Bene, allora grazie, in bocca al grazie lupo e buona continuazione. Grazie tanto. Stacco, ci troviamo qua di fianco a Angelo Rinaldi, un altro dei vice direttori che non abbiamo ancora incontrato direttamente. Ciao Angelo. Ciao. Art director. È il titolo impegnativo. Adesso prendiamo due pagine così semplificative della cultura. Il tema è un ragionamento attorno a questo famoso dipinto dei coniugi Arnolfini, che tutto dovrebbe stare in questo specchio. Ingrandito. Questo è lo specchio ingrandito e qui dovrebbe essere un fantasma adesso. E quindi queste sono... È il paginone che andiamo a disegnare, il collega mi ha detto indicativamente le righe che scriverà, mettiamo le fotografie, la titolazione e la spalla che è considerata diciamo la parte destra in questo caso del paginone. Se non ci sono altri spazi il paginone è così fatto della cultura che uscirà. La cultura domani. Apre così domani. Sì, è il paginone. Bene, io a questo punto coinvolgerei Francesco Franchi, che è, se possiamo dire, l'ideatore o il responsabile in qualche modo della grafica di Robinson, di Repubblica. Sì, è un progetto nuovo. L'idea è quella di creare un settimanale più vicino magari a una rivista, un magazine, piuttosto che un quotidiano. Quindi diciamo che comunque l'idea di Robinson è quella di magari avvicinarsi a un target un po' più giovane. Quindi sui 30, 35, quindi il fatto di considerare ancora la carta come appunto... Mm-hmm. È un ottimo strumento di lettura e graficamente si riprende anche un po' i primi numeri di Repubblica, quindi ci sono degli elementi che richiamano quell'aspetto vintage. Grafica, sì. E lavorando molto con la fotografia, con l'illustrazione, con l'infografica e con la tipografia appunto. E qua abbiamo invece delle... Sì. C'è una cartellina segreta. È una cartellina segreta, adesso. Sì. Non senza emozione. Che non so se scalfariccia, eh. Questi sono numeri, a parte questo. Che è il primo numero. Che è del 14 gennaio 1976, che è il primo numero in assoluto di Repubblica. Questo è il primo numero di Repubblica. Tutti gli altri che abbiamo qui dentro sono dei numeri... I classici numeri zero. Numeri cioè zero. Numeri di prova che vengono fatti per stabilire scrittura, font... E che poi magari vengono scartati e non vedranno mai la luce, come in questo caso. Questi sono tutti numeri. Questo è il 10 gennaio, quindi 4 giorni prima, 30 dicembre 75. Mai visti, voglio dire, alcuni 7 gennaio 76. Curiosi perché sono cose che ad esempio non si sono mai viste, cioè la testata rossa. Adesso io, forte di questa cartellina contenente i numeri zero di Repubblica, entrerò nell'ufficio di Eugenio Scalfari, il fondatore. Vediamo come viene questo colloquio che mi emoziona tantissimo, ovviamente. Come si dice in questi casi, non senza emozione, sono qui di fronte al fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari. Mi viene un'analogia
come lei è stato vicino a Papa Francesco, io un po' mi sento qua di fronte alla vastità della non della... esageri, no, non esageriamo, anche perché so che gli uomini ironici non amano neanche essere paragonati a monumenti perché si fanno brutti. No, io col Papa sono molto amico. No, lo so. E quando ci vediamo ci abbracciamo, se no ce lo diciamo al telefono. Torniamo indietro al 14 gennaio del 1976, sì. Giorno in cui esce Repubblica, sì. Primo numero. Tra l'altro, io qui forse ho questo numero qua. Ah. Che è esattamente il primo numero di Repubblica che ho sottratto ad Angelo Rinaldi. Molto ma bene. Non soltanto, anche dei numeri zero. Questi? Quelli che... Io me li sono scordati, ma ne facemmo, ci lavoravamo un mese ai numeri zero. Tutto nasce dall'Espresso. L'Espresso lo chiamavano Lenzuolo, perché a differenza di tutti i settimanali in circolazione a quell'epoca, quelli avevano tutti il formato piccolo. Quando facemmo Repubblica usammo lo stesso metodo al rovescio, cioè i quotidiani erano tutti lenzuoli e noi facemmo un formato che era leggerissimamente più piccolo, sì. Del formato Le Monde, come si vede anche dai numeri zero. Avete deciso? I responsabili di ogni settore vengono a discutere la preparazione delle pagine e il primo problema è lo spazio, perché nella riunione del mattino, come avete visto, vengono decisi degli spazi di massima per ogni settore nell'argomento, che adesso si va a definire dicendo in ogni pagina quali articoli vanno, quali sono le firme, qual è la costruzione migliore, tenendo presente di due o tre fattori. Il primo è dare la priorità alle cose che sono esclusive nostre. Alcuni sono temi obbligati, cioè ci sono notizie che sono obbligate e che tu devi decidere quanto saranno importanti il giorno dopo, perché è chiaro che oramai le persone che vedono il sito, ricevono gli aggiornamenti dal sito, bene o male ascoltano una radio o vedono un TG, alcuni argomenti la mattina dopo sono logori. Il problema un po' di questa riunione è che mentre noi facciamo le cose, sì, ci sono gli schermi che ci aggiornano, sì. Ci sono delle vedette che controllano le agenzie, però a un certo punto succede spesso che arriva uno che dice è successo questo, ecco, devi smontare tutto. Anche perché arrivano. Lo spazio della carta non è infinito, contrariamente al web, aggiungi qui ogni elemento che inserisci, devi andare a smontare la costruzione precedente, un gioco di incastri, quindi la prima pagina devi distillare il meglio della giornata, quindi noi facciamo una selezione su diciamo uno sfoglio di 25 pagine, lì tu hai al massimo 10 titoli in cui devi dare il meglio del giornale, le cose più importanti e più rilevanti il giorno dopo. Cercare con la prima pagina di acchiappare il maggior numero, la platea più vasta possibile di lettori. Sì, di interessarli il più possibile, spingere ad andare dentro o acquistarci se ci vedono e anche fornire al nostro lettore abituale un'idea armonica del giornale, cioè non un giornale che è monotematico, certo. Su alcuni aspetti, ma che pur avendo alcuni temi caratteristici, alcuni interessi caratteristici, però riesce a essere aperto su tutta la vita italiana e la vita mondiale. Allora ci trasferiamo di là. Qui abbiamo il capo redattore degli interni, Stefano Cappellini. Ciao Stefano. Ciao. Allora, siete andati appunto a caccia di Grillo e quindi c'è un'inviata di Repubblica che ha seguito tutto questo. Annalisa Cuzzocrea, che tra l'altro è la firma di solito dei pezzi sul Movimento 5 Stelle, lei che da anni lo segue per il giornale. Allora proviamo a chiamare Annalisa, sì, Cuzzocrea, certo. Vediamo, magari vede me e dice, ma chi sei? Vediamo un attimo. Eccola. Annalisa. Eccoci. Ciao. E allora niente, era per sperimentare, vabbè, questa tecnologia adesso per cui ci si può parlare vedendoci la conosciamo, ma per vedere, anche per sapere da te come è andata questa giornata di oggi, questa notizia che riguarda il Movimento 5 Stelle.
È giornata complicata, sì, perché qui alla Camera c'è stato Grillo e ha risposto a pochissime domande, anzi solo una. Gli abbiamo chiesto, siamo riusciti a chiedergli di Genova inseguendolo per le scale, e lui ha detto che una democrazia ha bisogno di regole, che il Movimento ha le sue regole, lui è il garante e quindi chi non ci sta si può fare un altro partito. Questa immagino che sia una notizia che domani sarà su Repubblica. Qui c'è Stefano, non so se volete dirvi altre cose. Dobbiamo parlare di righe, parleremo di righe per capire quanto spazio dare, ma sarà un'apertura di pagina sicuramente. Qui. Beh, se sono 50-60 righe devo trovare appunto molte informazioni per riempirle, quindi adesso parte, come vi dicevo prima, il lavoro di ricostruzione. Allora, buon lavoro. Ciao. Grazie. Che cosa ci potresti mettere? Beh, le scritte così. Ok. E le madri dove le metto? Io le metterei qua. E di fogliettone che cosa si può mettere di sotto? Se troppo sale, non so. Va bene. Ok. Quello che vediamo con la X è una foto. Quello che vediamo con la X è la fotografia. Qui allora diciamo che tecnicamente questa pagina è composta da qualcosa che possiamo definire una busta, una volta si chiamava una busta. Mm-hmm. Cioè è l'apertura del giornale, ma non è il titolo più grande del giornale, come vedi, però valorizza molto la fotografia. Spesso noi cerchiamo anche di valorizzare delle cose che non sono note. Qui sotto abbiamo una cosa che abbiamo lanciato noi, cioè l'assenza del bonus mamme. Quindi ragioniamo su questo e come vedrai infatti da dimensione questo titolo è più grande di questo. La spalla invece la facciamo sugli Stati Uniti, perché tanto per cambiare anche oggi Trump ci ha dato qualche buona notizia. Il resto del giornale è organizzato in maniera, secondo me, abbastanza dinamica. E di qua abbiamo un'altra cosa che si chiama fogliettone. Questo è il nostro inserto Salute, che questa volta la copertina è dedicata alla necessità di ridurre il consumo di sale. Bene Fabio, questa è la prima pagina al momento definitiva. Questa è la prima pagina non... al momento e speriamo che sia definitiva, ma ci è capitato molte volte di doverla cambiare anche a mezzanotte e mezza. E al momento questa è la prima pagina, vediamo se corrisponderà a quella che compreremo domattina. E adesso andiamo a capire l'ultima fase della lavorazione del giornale. Buonasera. Buonasera. I file con le pagine del giornale vi sono stati inviati in forma di PDF, vengono elaborati da questo computer che li trasforma in dati. Poste in quadricromie. E poi queste informazioni vengono trasformate in punti luminosi. Da queste macchine qui. E quindi viene fuori proprio un rilievo, come viene fosse. Fuori il rilievo che sarà quello che verrà poi stampato, impresso sulla pagina. Vedete, le copie stanno continuando a essere stampate a un ritmo sempre più veloce, sono partite piano piano e adesso questo ritmo aumenta e poi andremo a vedere dove vanno a finire. Ed ora, momento emozionante, vado a prendere la prima copia in anteprima del giornale di domani. Ah, mi sento molto Orson Welles in questo momento. Vincenzo, abbiamo le nostre copie di Repubblica. Bene, abbiamo visto tutto. In esclusiva, in anteprima. Io adesso domattina vado in edicola e mi compro un'altra copia. E fai copia. Quello che te pare, ma ti compri un altro giornale perché questo già ce l'hai. Questo già ce l'ho. In effetti potrei anche fare perché così. Però voglio vedere se cambia qualcosa nella notte, se allora, dovesse fare qualche giochetto, qualcosa. Un obolo è sempre ben accetto. Beh sì, poi questo c'è tanto lavoro dietro, giustamente va pagato. Ti ringrazio per la cortesia e gentilezza. Buon lavoro. Grazie. A te, a tutti. Buongiorno. Dalla Repubblica? Grazie. Mi metto un attimo qui, Mi sono portato il Menabò per controllare che tutto sia come era stato stabilito. Locri, la foto, la scritta contro Don Ciotti, Trump, Rockefeller, TV, Rai, Donne dell'Est, bonus mamme, il sale, Grillo, perfetto, c'è tutto. E adesso mi vado a leggere il giornale.